Solo Gesù salva! Solo Cristo salva! Solo Cristo è il Salvatore! Solo Cristo è la verità! Solo Cristo è la salvezza! Ve lo dico con amore! Anche se è un messaggio duro, sì, è duro, mica posso predicare morbido. Cosa serve una predica morbida? Dolce, che fa piacere a tutti. Io non ti posso dire, vabbè, prega la Madonna che andrà in paradiso. Io non ti posso dire quelle scelleratezze. Prega un santo che va in cielo. Non ti posso dire questo. Non ti posso dire prega Buddha. Tanto alla fine tutti andremo in cielo. No! Io non ti posso dire prega là, perché andrai in paradiso. No! Perché sono falsi dei. Così dice la parola di Dio. Il vero Dio, il Dio di Israele, Yahweh, che ha mandato Gesù sulla terra. Io non ti posso dire, vabbè, c'hai la tua religione, continua così che un giorno ci vedremo in paradiso. Sei cattolico, testimone di Geova, mormone, buddista, musulmano, chi più ne ha più ne metta. Io non ti posso dire che va bene, perché sono menzogne. È così, piaccia chi piaccia, o se non ti piace sono problemi tuoi, te la vedrai con Dio. L'unica verità è Cristo, l'unica verità è Gesù Cristo. Non c'è salvezza all'infuori di Gesù. Ascoltate bene questo messaggio di verità. Non c'è salvezza all'infuori di Cristo. All'infuori di Cristo c'è la condanna, l'inferno, il giudizio, la dannazione. L'unica salvezza è in Gesù. Solo ed esclusivamente in Gesù. Amen. Perciò, care persone cattoliche, buddisti, musulmani, voi che credete agli stregoni africani, che fate il voodoo, che fate la macumba, ravvedetevi, perché sarete condannati al fuoco dell'inferno. Sapete, in Italia c'è il cattolicesimo, pregano davanti alle statue, alle processioni, ma in Africa loro c'hanno gli stregoni. Ci sono certi che portano le medaglie così, con gli stregoni che loro venerano. Quelli sono demoni, è una religione del diavolo. Ascoltami bene, tu che sei africano, io non ti sto condannando né criticando, ma ti sto dicendo la verità. La stregoneria è di Satana. Voi che fate riti di stregoneria, macumbe, ma anche qua in Italia ci sono tanti fattucchieri, a Gela pure. Fanno i riti, le magie, le stregonerie, quello è del diavolo. Convertitevi a Cristo. Amen. Convertitevi a Gesù. Solo Gesù è la salvezza. Solo Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Oh, alleluia! Non andare dai fattucchieri, dai maghi, dagli esorcisti cattolici. Pure loro sono del diavolo, sapete? Quelli che fanno gli esorcismi. Il diavolo non può cacciare via il diavolo. Quei preti lì sono falsi ministri, non predicano la verità. Avete mai sentito un prete predicare come sto predicando adesso io? Loro non predicano la verità. Il diavolo non può cacciare via il diavolo. L'unica verità è Gesù. E Lui ti vuole illuminare. Lui ti vuole cambiare. Oh, guardate cosa dice la Bibbia in Isaia, capitolo 40. Ascolta cosa dice la Bibbia. Alleluia. Isaia 40, versetto 3. La voce di uno che grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. La voce di uno che grida. Nei tempi antichi Dio mandava uomini a gridare la sua parola, e ancora oggi il Signore lo può fare.
perché Dio non è cambiato. Il Signore è lo stesso ieri, oggi ed eterno. Alleluia! Ancora oggi l'Eterno manda uomini a gridare la sua parola, per toccare le coscienze, per risvegliare i cuori che dormono, per risvegliare le anime degli esseri umani che stanno dormendo nel materialismo, nel peccato, nell'idolatria, nella confusione. Perché in questo mondo c'è una confusione, c'è una Babilonia, c'è un caos. Ma vi voglio dire, prima di andare via, Gesù Cristo è la verità. Accogliete la verità. La verità vi renderà liberi, alleluia. Gesù Cristo è la verità. Carissimi di Gela, carissimi della Sicilia, carissimi che ascoltate, Gesù Cristo è la verità. Gesù Cristo è la salvezza per ogni anima, per ogni razza. Tu che sei siciliano, tu che sei arabo, tu che sei musulmano, sei africano, sei rumeno. Forse tu mi dici: io sono ortodosso, sono rumeno, sono ortodosso. Tu hai bisogno di Cristo. Gesù è la salvezza. Amen. Alleluia.